Allora, un po' di cenni su come si solfeggia questo spartito, è che non è facilissimo, diciamo, ma penso che sia alla nostra portata, specie se avete fatto gli esercizi precedenti. Allora, vediamo che figure ritmiche incontriamo in questo spartito. Incontriamo intanto gli ottavi, come in questa battuta qui, che abbiamo questo Si e questo Re, che leggerò Si, Re, nel tempo in cui leggo 1. Voi sentite che quando io solfeggio a vuoto, tipo 1, 2 e 3 e 4, divido in sillabe e ogni sillabe ha il valore di un ottavo. Quindi 1 sire. Avete capito come si colloca ritmicamente? Poi questa è la nota che vale un quarto, quindi la leggerò a due sillabe, quindi sarà mi i. Queste sono note da un ottavo, quindi mi re. Questa è una nota da due quarti, quindi la leggerò Si, i, che sono i due quarti, ogni quarto sono due sillabe, vi ricordate? Allora andiamo a affrontare invece questa figura ritmica un po' più complessa, che è una nota da due quarti aumentata col suo puntino del valore della sua metà, quindi aumentata di un quarto. Totale di questa nota, la durata, sono tre quarti. Quindi, essendo un La, la leggerò La, A, 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 A. Peccato che qui ci sia una legatura di valore, che a questa nota da tre quarti mi aggiunge il suo ottavo, ma alla fine voi ricordatevi delle sillabe, non state tanto a contare le frazioni che vi uscite pazzi, direbbe Salvatore. Proviamo a leggere questa figura ritmica formata da queste due note, va bene? Il Sol e il La. Allora, il Sol è un ottavo, questo La è un ottavo, lo sommo a questi tre quarti. Sentiamo che cosa succede. Succede Sol, La, A, A, A. Ve lo rifaccio. Sol, La, A, 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 A. Alla fine dobbiamo memorizzare questo, non stare a fare i conti, ma memorizzare che diventi automatica la lettura ritmica, ok? Un'altra figura diversa che non abbiamo incontrato finora è quella la nota da un quarto con un puntino, quindi con la sua metà, un quarto più un ottavo, che leggerò semplicemente tre sillabe, sarà So, O, Ol. Va bene? Mentre questa non è aumentata, la leggo mi, i. Questa la leggo fa, a. Ma questa la leggo so, o. E questa come la leggo? È un ottavo, quindi una sillaba sola. Sol. Va bene? Sol, sol, la, si, eccetera, eccetera. Adesso, dopo questa spiegazione iniziale, passiamo a fare il solfeggio vero e proprio. 1, 2, 3, si, re, mi, i, mi, re, si, i. La, si, la, sol, mi, i. Mi, sol, re, si, i, sol, la, a, 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 a. Si, re, mi, re, si, mi, i, fa, a, so, o, sol. Sol, la, si, la, a, a, sol, sol, o, tre e quattro. E arrivederci a tutti.